Attenzione, quest'oggi allo stabilimento ArcelorMittal di Taranto. Un gruppo di lavoratori, circa una sessantina, ha bloccato un tratto della strada statale 100 davanti alla fabbrica. Al centro delle contestazioni, il recente ricorso da parte del gruppo franco-indiano alla cassa integrazione per un numero massiccio di operai, i mancati interventi sugli impianti e l'incertezza per le sorti di un'acciaieria ancora in alto mare in quanto ad un assetto definito sul piano ambientale ed occupazionale. La mobilitazione giunge in concomitanza con la riunione di FIM, FIOM, UILM e USB proprio in merito a questi temi e alle future azioni di protesta. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni i rappresentanti sindacali. Siamo qui con i lavoratori che stamattina ovviamente si sono radunati in maniera spontanea e quindi questo è quanto abbiamo denunciato ovviamente in questi giorni, l'assenza del governo sulla vertenza ILVA che continua a non dare risposte e ovviamente la questione di ArcelorMittal che diventa sempre più provocatoria, che continua a sfornare cassa integrazione, che non dà soluzioni e che ovviamente provoca anche le istituzioni. Quindi a questo punto noi ci chiederemo: il governo dov'è? Le istituzioni dove sono? Perché qui si sta consumando un dramma, i lavoratori ormai sono allo stremo e questo è quanto sta accadendo. Ovviamente abbiamo già fatto una riunione come segretari generali, abbiamo deciso che domani mattina partiremo con il blocco della portineria merci e poi ovviamente saremo a Roma in un'autoconvocazione giovedì. È iniziata purtroppo un'azione che era inevitabile, visto che da parte del governo in questi giorni, nonostante tanti appelli, non c'è riscontro. Quindi è chiaro che l'esasperazione è iniziata oggi, ma è qualcosa che comunque aumenterà di ora in ora e o ci sono le risposte, crediamo, giuste dopo mesi di attesa, oppure questo è solo l'inizio. Lo diciamo senza minacciare nessuno, però chi vuol capire capisca che noi siamo pronti a tutto, pur di trovare un tavolo di trattative e che ci sia un percorso di soluzione. Siamo stanchi di aspettare inutilmente che il governo e ArcelorMittal si rimpiattino la questione, di mezzo ci sono migliaia di lavoratori di ArcelorMittal e dell'appalto ancora in condizioni peggiori che non so. E tempo è scaduto, o ci sono le soluzioni o ci sarà, questo è solo l'inizio, ci saranno mobilitazioni, manifestazioni di cui non garantiamo nemmeno lo svolgimento. Stamattina, come era presumibile, è scoppiato lo stato di disagio pesante che vivono i lavoratori, che sono riversati nella strada qui adiacente alla fabbrica. È una condizione purtroppo che si protrae oramai da 2 anni, da quando Mittal è arrivato qui a Taranto. E soprattutto c'è un atteggiamento completamente assurdo da parte del governo, che dovrebbe rappresentare le esigenze del territorio, invece il governo che sta sottovalutando la questione, addirittura facendosi una trattativa in esclusiva con Mittal, partendo da quello che interessa a Mittal e non da quelle che sono le esigenze del territorio dei lavoratori.